Il Vangelo ci dice che Gesù sale su un alto monte. Questo monte, secondo la tradizione, è il monte Tabor, che è alto circa 588 metri. Però tale indicazione non ha un valore di tipo geografico, ma è invece una indicazione di tipo teologico. Cioè, sul monte Dio si manifesta, il monte è il luogo della rivelazione di Dio. Basti pensare a Mosè, il quale sul monte Sinai ricevette le tavole della legge, ma anche i profeti, ma anche gli uomini giusti dell'Antico Testamento incontravano Dio sul monte. Pertanto Gesù sale sul monte per indicare che lui è la rivelazione di Dio, in lui trova compimento tutto quello che era stato promesso dagli antichi padri. In effetti si dice che nella trasfigurazione accanto a Gesù ci sono Elia e Mosè, i profeti e la legge, per indicare che Gesù è la realizzazione della legge e dei profeti e lui nella sua persona supera di gran lunga tutto quello che era stato già comunicato dagli antichi padri. Ma non solo, Pietro davanti alla manifestazione gloriosa del Signore per cui lui Gesù si manifesta nella sua gloria per indicare ai suoi discepoli non solo la sua divinità, ma anche per infondere nei suoi la forza, perché di lì a poco Gesù avrebbe subito la passione, il dolore, una morte ignominiosa, qualcosa che avrebbe scosso così tanto i suoi discepoli da farli sparire, per cui sotto la croce troviamo solamente Giovanni. Eppure Pietro, davanti alla manifestazione gloriosa di Gesù, cosa dice? Facciamo delle capanne, facciamo tre capanne per te, per Mosè e per Elia, perché Pietro voleva stare sul monte per godere della manifestazione gloriosa del Signore. Pietro fa esperienza del divino in quella umanità trasfigurata. Eppure Pietro, come ogni discepolo, sarà chiamato invece a vedere nel volto sfigurato di Cristo sulla croce la divinità che manifesta la sua onnipotenza nell'amore, in un amore crocifisso, in un amore senza misura, in una caritas sine modo. E allora anche noi, insieme a Pietro, vogliamo dire al Signore: Signore, vieni nella tenda della nostra vita, vieni nella nostra casa, manifesta la tua gloria. Forse qualche volta pensiamo che la gloria di Dio sia la sua potenza, la sua forza, e immaginiamo che Dio si manifesta nelle grandi opere. Invece noi siamo chiamati a una conversione radicale, perché il Signore invece si manifesta nelle piccole cose di ogni giorno. Allora è lì che lo incontriamo concretamente, soprattutto nel volto dell'altro, nella sofferenza, nella povertà, ma anche nelle persone che tante volte ci fanno soffrire, oppure in situazioni difficili. Noi siamo chiamati a vedere nella nostra società, nel nostro tempo, nelle persone sfigurate, la trasfigurazione gloriosa di Dio, perché la gloria di Dio si manifesta proprio nell'amore, nel bene che Lui ci dona, ma anche che possiamo fare, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente, la gloria di Dio è ciascuno di noi. Quando io sono capace di amare, di portare allegramente la mia croce quotidiana, quando sono capace di rendere
veramente nuovo, l'ambiente in cui io mi trovo a vivere, quando io ho la forza veramente di fare nuove tutte le piccole cose, proprio in quel momento manifesto la gloria di Dio. E la gloria di Dio si manifesta nel silenzio, negli sguardi, nelle parole, certe volte sommesse, ma anche in quella energia, in quella forza che ci fa andare avanti. Dove troviamo il coraggio? Guardando Gesù crocifisso. È lì, in Gesù, che troviamo il segreto dell'amore. E allora, in questa domenica, fissiamo lo sguardo dinanzi al Signore, ma facciamoci catturare dalla presenza reale di Gesù crocifisso e risorto nel tabernacolo. Non facciamo solamente la comunione la domenica e possibilmente anche in settimana, una cosa meravigliosa questo, però dedichiamoci anche un po' a noi stessi, facendo l'adorazione davanti a Gesù. E 5 minuti, 10 minuti, il tempo che noi vogliamo, Gesù non si stanca di noi, e lì proprio nel rapporto con il Signore, cuore a cuore, e Lui verrà e renderà il nostro cuore trasfigurato dalla grandezza del suo amore eucaristico.